Ragazzi, bentornati qui sul canale. Finalmente posso portarvi questo video che voglio fare da tanto tempo e non ho mai avuto l'occasione. Oggi vi porto con me in una sessione street in POV. Finalmente possiamo uscire a fare un po' di street assieme. Oggi voglio iniziare questa piccola serie qui sul canale che vedrete molto spesso, in cui vi porto con me a fare street e che voglio cercare di portare con una buona costanza, perché effettivamente è molto interessante come tipologia di video. Prima di uscire, che so che tutti quanti siete qui fondamentalmente per vedere quello e non le mie chiacchiere, specifico che in questo video scatterò con la mia 6100 che sto riprendendo in questo momento e il 28-75 della Tamron per avere una buona escursione focale durante la fase di scatto. Non ho mai utilizzato né questa lente né la 6100 per far street, di conseguenza vedrete anche il mio primo approccio con una fotocamera che non conosco, con cui non mi sono mai approcciato, e addirittura con un brand che ho utilizzato pochissimo come Sony, come ho detto appunto nello scorso video. Per cui ragazzi, detto questa piccolissima premessa, direi che è ora di uscire a fare street. Ok, siamo qui in mezzo alla strada, spero si senta qualcosa. Io ovviamente durante tutto il video commenterò, dirò qualcosa giusto per contestualizzare magari quali sono le mie idee e come sta andando la sessione. Spero soltanto che l'audio sia abbastanza pulito della GoPro, perché non l'ho mai provata così, e poi la mascherina di sicuro non aiuta. Speriamo, incrociamo le dita. Fondamentalmente sono uscito a quest'ora, che sono più o meno le 4, per cercare di beccare la golden hour, effettivamente ci siamo quasi, e farmi tutta quella parte di giornata che sta a cavallo appunto il tramonto e la blue hour, per cui vediamo un po' di tirar fuori qualcosa. Passano i tram, ci sarà sicuramente una qualche infilata. Tendenzialmente a Milano, dove passano i tram, ci sono sempre delle infilate utili, per cui cerco sempre di stare in qualche zona appunto non troppo deserta, dove non può passare nulla, perché comunque i mezzi pubblici vogliono anche dire persone che scendono e si muovono, e al momento qui non c'è nulla. Ok, devo andare a destra perché il sole è lì, come potete vedere. Adesso okay, facciamo passare.
quella fermata secondo me è un ottimo spot. Quindi direi di cominciare da lì. Ok, questa non è male. L'ultima non mi dispiace, onestamente. Ok. Grazie. Come potete vedere, quello è uno di quei soggetti interessanti che ogni tanto vale la pena inseguire così. Thank you.
Ok ragazzi, sono appena arrivato a casa, la sessione è finita e sono appena arrivato, non ho ancora visto le foto, voi le avrete viste sicuramente durante il video, ve le avrò messe a comparsa man mano che le ho fatte. Che dire, è stata una sessione un po' strana, non amo scattare nel weekend perché ci sono molti pochi soggetti interessanti in giro per Milano e effettivamente, come avrete notato, le foto non sono tantissime, ma d'altronde non tutte le sessioni street permettono di portare a casa tanti scatti di qualità, e vorrei che in questi video a tutti gli effetti voi vedeste quello che è il mio approccio, vedeste le volte in cui va molto bene ma anche quelle in cui va molto male. Questa è una di quelle sessioni che si colloca più o meno nel mezzo, dove si produce qualcosina ma non è una di quelle sessioni che uno va poi a ricordare perché magari si è verificato quello scatto incredibile o quella situazione bellissima a mozzafiato. Quindi questo che avete visto è un pochino quello che faccio nella media delle volte. E veniamo quindi a quella che è stata effettivamente la mia esperienza con la 6100 per la prima volta. L'ho detto anche durante la sessione, non mi ha fatto impazzire il feeling del corpo macchina, lo sapevo già che il feeling delle 6000 di Sony non mi fa proprio andare giù di testa perché lo trovo molto sbilanciato, e con il 28-75 questa cosa si nota tanto. La camera è molto piccola per le mie mani, nonostante io abbia mani piccole, e non mi permette di avere un'impugnatura ben salda. Inoltre il fatto di non avere questa dimestichezza estremamente veloce con i menu di Sony, magari in qualche momento si è notato anche durante il POV, ho fatto fatica a essere repentino, veloce, istantaneo come magari sono con la D700, sono stato con altre fotocamere, e questa cosa qui in questo caso l'ho accusata abbastanza. I file non so dirvi ancora come sono, ma nel momento in cui voi avete visto delle foto in questo video vuol dire che almeno sono editabili, ma questo non lo metto assolutamente in dubbio, ormai nel 2020 tutte le fotocamere ti permettono di portare a casa il risultato. Per cui non voglio entrare ulteriormente nei dettagli su quelli che sono i miei pareri della 6100, perché uscirà un video dedicato qui sul canale in cui vi parlo di come la utilizzo e del perché ho scelto questa camera piuttosto che altri modelli per questa tipologia di contenuti, e l'averla utilizzata oggi per far street è stata più una cosa per voi, per portarvi un contenuto, per mostrarvi effettivamente questa fotocamera all'azione, e quasi un esercizio, chiamiamolo, di stile, ma non penso la riutilizzerò tantissimo, se non con ottiche come può essere il 18 mm super compatte in situazioni dove ho soltanto questa o altrimenti non posso fare. Per cui ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il video non vi abbia annoiato e soprattutto abbia mosso un pochino la vostra curiosità verso la street photography, verso quello che faccio. Di questo tipo di contenuti ne usciranno tanti altri, voglio portarlo in maniera abbastanza seriale qui sul canale perché non mi costa nulla fondamentalmente attaccarmi la GoPro in petto quando esco a far street, e ho piacere di condividere con voi la cosa perché comunque in tanti mi avete mostrato di essere interessati a questa tipologia di contenuti. Per cui ragazzi, grazie per essere arrivati fin qui con la visione del video. Ovviamente se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, se avete consigli, pareri, commenti a riguardo sia alla sessione ma sia a come è stato strutturato il contenuto, fateli, parliamone qua sotto nei commenti. Sapete che a me fa super piacere, e mi fa super piacere che nell'ultimo periodo il canale stia andando molto bene, per cui ragazzi grazie. Detto questo, grazie di nuovo per la visione, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mi piace, noi ci vediamo al prossimo video.